Buonasera, professor Barbera. Buonasera. Allora, stasera comincerò con questo bel affresco molto originale che si trova a Ferrara, un affresco del 400 di Francesco del Cossa, e raffigura il palio di Ferrara, che era un palio evidentemente un po' particolare. Vediamo effettivamente dei cavalli sulla destra, ma poi c'è gente che corre, non solo, ma ci sono anche delle donne investite, diciamo, in modo poco decoroso. Sì, quando noi pensiamo al palio oggi, in genere parliamo del palio di Siena o del palio di Asti o a tante altre feste che si fanno nelle città italiane e che vogliono tutte, come dire, farci rivivere il Medioevo, farci tornare a quell'epoca. Ma in realtà noi non ci immaginiamo com'era davvero quell'epoca. Per esempio, il palio di Siena oggi è spesso criticato perché è pericoloso per i cavalli, che possono farsi male e vengono abbattuti in quel caso. Ma lei pensi che nel Medioevo, a Roma, la festa più amata da tutti erano i giochi del testaccio, che consistevano in questo: dalla collina del testaccio si faceva correre giù un'immensa mandria di tori inferociti e di maiali, e i romani gli correvano dietro a piedi e a cavallo e li uccidevano. E questo era il modo in cui si divertivano i romani del Medioevo. Ricordo un po' la corsa dei tori di Pamplona. Sì, salvo che la corsa dei tori di Pamplona è molto edulcorata, no? Eppure a noi oggi sembra il massimo che si può fare nel mondo civile, e invece all'epoca facevano ben altro. Anche le persone coinvolte, se guardiamo questo affresco, no? Vediamo che a sinistra ci sono delle donne che corrono seminude, ce n'è addirittura una che si tira sulla veste alla cintola, e quelle sono le prostitute che venivano fatte correre. E come nasce l'idea di far correre delle prostitute? Nasce per deridere un nemico, di solito, perché nel Medioevo erano molto beffardi, amavano le beffe anche crudeli. E allora, per esempio, una volta Castruccio Castracani, signore di Lucca, che assediava Firenze, per deridere i fiorentini radunò tutte le prostitute della zona e fece correre un palio alle prostitute sotto le mura della città, per insultare, insomma, quelli che dalle mura erano costretti ad assistere a questo. Oppure si facevano correre gli asini, anche quello era un modo per insultare gli assediati. Gli asini a volte li catapultavi addirittura morti dentro la città, e se no si facevano correre fuori. E questo c'è ancora. C'è il palio di Alba, in Piemonte, dove si fanno correre gli asini per ricordare un'antica vicenda in cui i nemici di Asti, Asti è vicinissima ad Alba e per spirito di campanile naturalmente si detestano, e una volta assediando Asti sul loro territorio, quelli di Alba fecero correre gli asini, come per dire a quegli altri: è il massimo che vi meritate. Senta, ma invece quel signore grasso che corre, se sembra poco in forma. Sì, quello rappresenta il palio degli ebrei, invece, perché nelle città italiane del Rinascimento gli ebrei erano a malapena tollerati. E a volte li si costringeva a correre così, in mutande, appunto, grande festa, e tutto il pubblico a ridere di questi ebrei che erano costretti a correre in mezzo alla gente. Pensi che nella Roma papalina il palio degli ebrei è continuato fino alla fine del 600. Solo allora il Papa ha accettato dagli ebrei il pagamento di una grossa somma annuale per esentarli, appunto, da quest'obbligo di correre in mutande davanti alla gente. Passato, evidentemente la tolleranza non era una delle qualità della nostra civiltà. No, in passato non tanto, effettivamente. Grazie, professor Barbera.